Mi ha assistito, ha confermato le dichiarazioni che aveva già reso innanzi alla procura. Di fatto ha ammesso, insomma, di essersi trovato lì. Sicuramente si è trovato ed era lì durante i fatti, però appunto da una ricostruzione dell'occorso un po' diversa rispetto a quella che sembrerebbe essere. La sua presenza sui luoghi sarebbe stata casuale e, come dire, necessitata dal fatto che avrebbe sentito delle grida. Sul numero di partecipanti le dico, io mi fido di quello che, come dire, riferisce il provvedimento del pubblico ministero, quindi il decreto di fermo, perché comunque sembra che ci fossero tra i 7 e i 10 ragazzi, però è chiaro che allo stato attuale ci sarebbero solo 7 indagati, quindi bisogna capire se a seguito di ulteriori accertamenti verrà fuori qualcos'altro. Non è suo il DNA trovato sulla ragazza? Ritengo di poter escludere che si tratti del suo, anche perché quantomeno per quella che è la ricostruzione fornita con le dichiarazioni, lui non avrebbe avuto contatti con la ragazza. Il suo ruolo risulta chiave secondo le indagini, almeno così ci hanno riferito, perché lui a quanto pare ha indicato i volti anche fornendo le fotografie dei due violentatori. Lo ha riconfermato? Sì, lui ha riconfermato le dichiarazioni. È chiaro che nelle dichiarazioni rese c'è anche riferimento a qualcuno dei ragazzi che sarebbe stato lì presente. Poi non so e non vi so dire con estrema chiarezza se le dichiarazioni siano da sé sufficienti o comunque idonee a confermare l'accusa. Certamente il contributo che ha dato è un contributo importante. Per il resto aspettiamo il provvedimento del giudice e valuteremo anche la misura intrapresa, comunque la misura che verrà adottata. Grazie.